Bene amici di androidblog.it, oggi proviamo la ripresa video del Kingston K1 Turbo con fotocamera da 14 megapixel. Proviamo subito un controluce, un cambio di messa a fuoco. Vedete, vi è la possibilità di cambiare la messa a fuoco in modo manuale, anche abbastanza veloce. Proviamo anche, vediamo. Vedete, la stabilizzazione e la ripresa della messa a fuoco non è velocissima, bisogna farlo manualmente. Proviamo anche un pan veloce ed uno zoom, ovviamente digitale, fino a 4x, dove la qualità non è fra le migliori. Vedete anche la perdita di messa a fuoco, quindi una ripresa video non fra le migliori in Full HD, quindi 1920x1080 pixel per questo Kingston K1 Turbo.